Bonjour mia family, bonjour, dovevo assolutamente filmare un vlog perché dopo la mia assenza da YouTube vi ho messo un video sul make up, sul trucco al contrario e non vi ho salutato, non vi ho detto che mi siete mancati eccetera, ma perché? Perché quel video l'avevo già registrato prima in realtà di fare la pausa da YouTube, ecco perché, e qui ci siamo io, Gatto Denver. E il mio pupetto, che mi chiedete tutti come sta, come stai, raccontaci. Abbiamo fatto l'operazione. Abbiamo messo su questa pashmina. Sì, perché gli hanno detto di tenere il ghiaccio ogni tanto e siccome cade, ho messo io questo mio foulard tipo qua. Però almeno sta, cioè guarda, scusa, sta, ingegnoso, sta perfetto, sta. Non cade. Poi cambiamo, lo mettiamo dall'altra parte. Tu avevi questa pashmina, la tua prima, che sono questi... Ah, mi piace perché... Sono questi scheletri qua. Sì, mi piace perché era mia. Cioè nel momento in cui tu la metti qua, già non è più tua. Era mia! Cosa c'è tu? Basta! Basta, Gatto Denver! Aspetta, devi dire a tutti invece sì? Come sta Audrey oggi. Audrey sta sempre uguale, penso. Guarda, la gatta Stellina, stavamo proprio parlando, che dorme tutto il giorno. Non ha tempo per noi, è indaffarata e poi lei lavora tutto il giorno e poi è stanca. E basta. Lei deve fare la nanna. Ciao bellissima Stellina. Sì, lavora. Per questo dorme dopo, perché è tanto stanca. Si è tanto tanto stancata, vedi che lavora tutto il giorno. Tu anche, sì sì, che bravo, che bravo. Volevamo ringraziarvi perché in tantissimi ci avete chiesto come state. Allora, io ho tolto i punti ieri ed è tutto a posto. Adesso devo solo, insomma, medicare la cicatrice, massaggiare, eccetera, perché rimanga bella chiusa e non si allarghi. E invece Tomas ha avuto un serio intervento, diciamo così, perché adesso deve riposarsi per 2 mesi. Un mese sta a casa dal lavoro e 2 mesi deve riposarsi e deve fare tutta una serie di fisioterapia, cioè esercizi a casa che l'ospedale gli ha detto di fare, ci hanno dato tutto l'opuscolo e tutto quanto. Come ti senti? È un po'... sì, cioè fa male un po' tutto. Un po' tutto? Cioè un po' il ginocchio. Lo so. Può venire praticamente, fa il ginocchio ma fa anche tutta la gamba. Quando fa il ginocchio fa tutto, anche sotto, sopra, tutto. La parte del ginocchio fa tutto male. Stai prendendo antinfiammatori? Sì, sì. Però nel contempo deve anche fare un sacco di ciclette e tanti esercizi, eccetera. Cioè esercizi per smuovere il ginocchio, eccetera. E basta, che cosa possiamo raccontare? Che hai le stampelle adesso per un mese e che devi riposare e allenare anche il ginocchio, insomma, nei limiti, senza esagerare, eccetera, però deve, ecco, deve io rimettere in moto anche il ginocchio, diciamo così. Io ho visto che le mie stampelle sono accompagnate da Audrey qua. Sì, veramente è innamorata delle scarpe lei, infatti adesso le tolgo perché lei ama tutte le scarpe. E basta, questa è la situation, ragazzi. Non abbiamo tantissime novità da raccontarvi perché appunto siamo stati praticamente tutto il tempo in ospedale questo mese. Però l'importante è che piano piano vada in meglio e Tomas non abbia più dolori al ginocchio. Adesso, insomma, post operatorio credo sia normale, ma l'importante è che dopo piano piano vada a scemare e non gli faccia più male niente. Notare che gli sono cresciuti i capelli e notare questi orecchini che secondo me sono fighissimi. Nel frattempo ho messo a bollire l'acqua per la pasta e faremo la pasta con tonno e olive verdi. E a Tomas non piacciono, quindi per lui solo tonno. Abbiamo tutti e due una fissa con la pasta al tonno, in questo periodo mangiamo solo questa. E poi invece io uscirò, andrò a fare qualche commissione, poi vado anche da Goran a rifare le unghie e vediamo se Tomas vuole che vada dal medico per prendere un antidolorifico un po' più forte oppure no. Sto preparando questa strana pasta che non so bene come si chiama. Ci vuole un po' però. Adesso intanto taglierò le olive a metà e sgocciolerò il tonno. Questo è il mio piatto, avevo apparecchiato in cucina, ma Tomas ha desiderato mangiare sulla poltrona. Visto che non sta bene, mi sembra il minimo dirgli di sì a tutto. È una buona scusa. Ah? Sì, ah? Sì, ah? Com'è? Buona? Buona. Ok, e dopo... Passa il tonno molto buono. Eh sì, il tuo preferito.
La mia preferita è la pasta col formaggio, però comunque anche questa è buona. E dopo vediamo quale antidolorifico puoi prendere, perché gli fa molto male adesso il ginocchio. Ma purtroppo i giorni dopo l'operazione, così, sono passate 2 settimane dall'operazione. 2 settimane. Quindi purtroppo è normale, ma contiamo che vada a scemare questo dolore e che poi sia tutto molto molto meglio. Quindi buon appetito. La città è praticamente vuota, ci sono solo io. Non c'è nessuno. Sto andando finalmente da Goran a fare le unghie. Ci siamo, finalmente nuova manicure. E adesso le stiamo limando perché le avevo davvero lunghissime. Ed ho scelto sempre lo stesso smalto, quello nude dell'altra volta, che è questo, OPI. Mi sono innamorata di questo colore, molto elegante e naturale. E quindi farò sempre questo. E questo è il risultato finale, ragazzi. Anche oggi appunto ho voluto fare questo nude. L'unica cosa, la prossima volta le lascerò un pelino più lunghe le unghie, è che stavolta erano veramente, sono cresciute tantissimo e mi davano quasi fastidio, e sono super super contenta. Secondo me è un colore bellissimo, molto elegante e sta bene con tutto, quindi happy happy. Sono molto contenta perché da quando vengo da Goran, vi ricordate, prima avevo sempre le unghie cortissime eccetera, da quando ho iniziato a fare il semi permanente qui da Goran sono lunghe, più forti, cioè più forti, non mi si spezzano più. Da quando faccio il semi permanente qua non mi si è mai più spezzata, sfaldata. Avevo sempre le unghie sfaldate, spezzate, cioè voi lo sapete, erano sempre cortissime, non riuscivo a farle crescere. Adesso sono felice, ho le mani a posto. Infatti sto pensando di fare anche il semi permanente ai piedi, anche se alla fine è, cioè, mi scoccia meno fare la pedicure, perché poi la faccio tipo 2 volte al mese, non così tanto come facevo le mani una volta. Però ci sto pensando, mi trovo talmente tanto bene che non è male come idea, secondo me. Ok, è da un po' che non filmo oggi perché dopo essere stata da Goran, non sono a fuoco, dopo essere stata da Goran sono andata a prendermi una granita, perché ragazzi fa un caldo terribile a Trieste, cioè io non so come nelle altre parti d'Italia, ma qui a Trieste è veramente terribile, non so mai se sono a fuoco. Alla fine poi mi sono vista con un'amica che non vedevo da non tanto, tantissimo tempo, cioè l'ultima volta che l'ho vista era il giorno del nostro matrimonio, perché ovviamente era invitata, e quindi sono molto felice di averla rivista. Siamo andate a, insomma, a bere qualcosina, a fare aperitivo, ed è stato bellissimo, sono super super contenta. E adesso sto ritornando a casa e mangeremo qualcosina assieme. In realtà ho una voglia di ordinare sushi pazzesca, ma vedremo, vedremo. E sto tornando a casa da Tomas, che nel frattempo, noi siamo sempre appiccicati di Tomas, quindi anche se non ci vediamo per qualche ora gli scrivo sempre messaggini eccetera, e mi ha detto che gli fa male il ginocchio, e quindi adesso torno a casa e vediamo un attimino se può prendere un altro antidolorifico o no. Quando Tomas sta male per me è davvero difficile, anche se sono solo dolori normali post-operatori che passeranno, per me è davvero difficile perché lo vedo che sta male e mi sento male anch'io. Comunque adesso vedremo di, magari se prendo un antidolorifico poi si sente meglio, spero, perché l'ha preso già qualche ora fa, quindi potrebbe riprenderne un altro. E questo è quanto. Sono tornata a casa, ciao pupetto, raccontaci un po' per la mia felicità che film abbiamo oggi. Oggi c'è, sì, Rocky 3. Eccola, Rocky 3. E non lo guardiamo noi perché lo abbiamo già visto, quindi dico, guardiamo qualcos'altro. No, no! Non solo, dopo alle 11 e 5 minuti c'è un altro bel film. Dimmi che non c'è Stallone, ti prego. No, no, no. Neanche Clint Eastwood. C'è un altro... Chi è? Bud Spencer? No, non ci posso credere. Sì. Ma perché mettete sempre sti film di Bud Spencer e Chuck Norris e Stallone? È una congiura, ma che cos'è? Pure quello dove devi Rocky e dopo Bud Spencer. Bud Spencer alle 11 e 5 minuti comincia. Vado via, ciao. Almeno mi ordinerò sushi. Si chiama il, così il... una consolazione in questa serata di film da uomini. Anzi, adesso ti dico subito. Tra l'altro ho dovuto fare a Tomas l'iniezione. Dovete sapere che adesso che si è operato bisogna fare delle iniezioni di eparina. E io praticamente gliele faccio io le iniezioni. Dimmi che sono brava. Bravissima.
Non è vero, però grazie. Dopo ti do i 100 euro che ti ho promesso. Cosa stai guardando? Ah, la guida TV. Sì. Io non ho parole. Ma chi si permette di mettere film di Bud Spencer e Terence Hill ogni santo giorno? E Stallone ogni santo giorno? Non è possibile. Oh, gatta. Ciao. Ti sei svegliata? Dove sei? La gatta dorme tutto il giorno. Poi arriva la sera e lei si sveglia. Ciao. La mia stellina. Sei tutta tigrata e un poco beige. Mia stellina. Ciao. Anche tu mi sei mancata con la stellina. Sì. Questa è la mia cenetta, ragazzi. Ho preso sushi, come vi dicevo, ho preso gli edamame, i nigiri al salmone. E poi questi sono sempre nigiri, però no, maki però fritti con salmone grigliato. E poi ci sono i roll con Philadelphia e salmone. E poi i maki al salmone. E qui un sacco di salsa di soia, perché io amo la salsa di soia. Gatto Demer, come al solito, mi fa la serenata perché spera di beccare qualcosa. E invece Tomar si sta mangiando la pizza che c'è. Ho fatto io, ma in realtà è pronta, però ci ho aggiunto solo tanto formaggio. Con aggiunta di formaggio. Super. Vedi che è venuta bella filosa. Buona, sì. Quindi mangiamo assieme. Ok, Tomar si è addormentato e l'ho lasciato dormire perché poverino, stava veramente male, nel senso che gli faceva molto molto male il ginocchio oggi, e domani proveremo a prendere gli antinfiammatori 3 volte al giorno al posto di 2 volte al giorno, sperando che si senta meglio, insomma. Quindi praticamente sta ronfando, russando, ma sono contenta che sia riuscito ad addormentarsi perché gli faceva parecchio male stasera. E io invece sono qui al computer, faccio le ore piccole come al solito, vi dico solo che sono le 3 in questo momento e io sono qui che controllo la casella email e rispondo alle email, e questo è quanto. E dopodiché dovrei ancora andare a piegare tutte le cose pulite e, fuori dalla, insomma, in lavanderia di là. Quindi sì, questo è quanto e basta sostanzialmente. Altre cose, che cosa vi devo dire? Gatto Denver sta là che dorme come al solito, gatta Stellina dorme là, pure i gatti dormono ormai. L'unica sveglia sono io, completamente fusa, e sono contenta di aver filmato comunque questo vlog, perché mi è dispiaciuto non averlo caricato prima, visto che avevo altri video pronti. Ho caricato prima quelli, ma dopo essere sparita da YouTube e dopo questa pausa appunto di 20 giorni, quasi 20 giorni, una roba del genere, mi è dispiaciuto non caricare subito un vlog per farvi sapere come stiamo, eccetera, eccetera. Io tra l'altro oggi ho preso il cerotto che mi ha consigliato Valentina, in modo che, cioè per far sì che la cicatrice non si allarghi, e quindi questo è quanto sostanzialmente. Ma io sto benissimo. Appunto, l'operazione di Tomas era molto più complicata e delicata e invasiva di quello che, insomma, ho avuto io per la rimozione del neo. Quindi questo è quanto. Però ragazzi, io adesso in realtà non vado a dormire, sto continuando a rispondere alle email e a preparare fatture e a scrivere al mio commercialista, roba proprio molto figa da fare alle 3 di notte, ma bisogna farlo. Quindi questo è quanto, oggi sono veramente completamente fusa. Questo è quanto, bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao, mia family!